Sono sempre 8 i punti di vantaggio per la Frattese, ma ora al secondo posto si è formata una coppia, quella con Stasia e quarto. I nerostellati saranno impegnati al Chiovato domenica mattina per proseguire la propria marcia verso la Serie D contro la Sibilla Bacoli. Impegno interno invece per il quarto, che al Giarrusso ospita il Miano, mentre lo Stasia, ancora imbattuto, va al Calise di Forio. Il match clou va però di scena allo Iorio di Casalnuovo, dove l'Atletico il Soraniello ospita il Giuliano di Marco Mazziotti. Una gara fondamentale per i playoff, considerato l'impegno del Bolla al Borsellino contro il Portici. Insegue la zona spareggi anche il San Marco Trotti, che ospita il Fanalino di Coda Mari e non avrà quindi problemi nell'ottenere questi tre punti, mentre Procida ha ormai abbandonato questo obiettivo ed affronta lo Spinetti il Neapolis. Il San Giorgio prosegue il suo campionato tranquillo a centro classifica e al Podice ospita una putiolana alla disperata ricerca di punti salvezza.